Lui ha avuto molte collaborazioni in America, ha collaborato con J-Ax. Noi no, ci teniamo... scusa, chiedo scusa. C'è stato un piccolo errore, il fatto che io non ho mai collaborato con J-Ax. Ci siamo sentiti spesso per tele. Io l'ho chiamato, lui non mi ha mai risposto, ma evidentemente ero occupato, insomma, quindi c'è da correggere l'intro. No, è perché, Sdrumo, tu non sei l'ospite di stasera. Perché no? Perché noi ti abbiamo dato già 5 possibilità. Ma cosa vuol dire? È una questione anche emotiva. È che ogni volta provi a reparare, non pigli una rima a pagarla. Ma uno non ci... perché sbagli una volta, no. 2, 3, 4, 5... Ma questa sera la becco. Perché? Perché ho Saturno in settima casa ed è anche cuspide. Fai partire la base, va, ascolta. No, ma non dovete far partire la base. Io, lascia che parto, me, fammi cantare contro te, non mi fermo. Sai che ho la musica sulla... sai, vai, oh yo, Senti come vola la mia voce, ogni volta... senti come vola la mia voce, io, me, non hai... ogni volta... tutte quella parte di te! No! Ferma la base, abbi pazienza, Sdrumo, però ti abbiamo dato anche quest'ultima possibilità, non ce l'hai fatta, perché adesso invece stasera il nostro ospite è con noi, un grande ospite, gradito ospite, è con noi Space One! Buonasera, ciao a tutti. Oh, bello Space! Ciao. Grazie davvero di essere stato con noi, grazie, che devi andare, e allora stai cazzo! Grazie, ciao. Grazie, è veramente un piacere averti qua. Piacere mio. Allora, sappiamo appunto, diciamo, possiamo dire che tu hai portato il rap in Italia. Sì, beh, io ho iniziato prima di molti, ho iniziato nell'85, nasco come rapper nell'85, però disturba. No, abbi pazienza, scusa, no, non puoi fischiare. Come, scusa? No, stai fischiando, dai fastidio. Perché non posso fischiare? No, lui parla e io non posso fischiare. Lui parla perché risponde alle domande, è l'ospite. Le fai, dici tutto tuo qua, decidi tu? Non è che è tutto mio. Allora, perché io non posso fischiare, l'aria è tua? No, io sto così, posso. Così faccio, non ti sto toccando. Così, non ti tocco, posso farlo se voglio, Stai facendo veramente una figura triste, Stai lì, stai buono, se vuoi, c'è da imparare qua. Allora, dicevamo? Sì, grande collaborazione con J-Ax, te hai anche un canale di TV dove parli con i più grandi, no? Sì, i più grandi, conduco... mai chiamato, chi cazzo ti fai più grandi? Conduco un programma dove intervisto i più grandi rappers italiani. Non mi ha mai chiamato. E con J-Ax abbiamo poi, ho fondato la Spaghetti Funk. Spaghetti Funk con J-Ax. Ha chiesto anche a me di fondarli, ma avevo giudo, quella sera non l'ho fatto, sì. Sennò fondavo anch'io. Ma... E niente, poi sai che io viaggio molto, vado spesso avanti, negli Stati Uniti. Però esattamente restaci negli Stati Uniti. Cosa fai esattamente in serata con J-Ax? Allora, sul palco con J-Ax io, oltre a chiudere tutte le frasi, fare i ritornelli, faccio un po' l'hype man. Hai detto che fai l'hype man. Cioè nel senso di? L'hype man praticamente è quello che tira in mezzo il pubblico, quello che fa ballare, saltare, urlare, gridare, tutto il pubblico. Vuoi farmi un esempio? Sì. Allora, chi è che fa l'esempio? No, chi di due fa il... Lui lo... Sdrumo, tu devi fartene una ragione. La vita è fatta a scale. C'è chi le scende e... E c'è chi... C'è il... Se la... C'è il... La... C'è la... Ma pensa il proverbio! Ma dammi la proverbio! Va bene, Facciamo una piccola prova, un esempio col pubblico. Fai un esempio, vai. Quando dico Zelig, rispondete uno, Zelig, uno, Zelig, uno, dite Davide, Davide, dite Davide, Davide, dite Sdrumo, yeah. È il caso? Scusa. No. Ah, dicevamo, però, oltre a queste cose, tu però hai un grande progetto, una grande novità, una sperimentazione. Stai per portare una cosa che mai si è ascoltata, mai sentita a livello internazionale. Esatto, no? Io poi, che ti dicevo, viaggio spesso, in America sono sempre all'avanguardia con la musica. E quindi collaborando con degli americani voglio portare una cosa innovativa che ancora nessuno in Italia o in Europa ancora molto bene, o ancora sarei per farcela sentire. Sì, però vorrei avvisare Space, come ti chiami?
Spaceman. Sì? Vorrei avvisare che è un pubblico difficilissimo, come hai sentito. Tirarlo su è davvero complicato, quindi bisogna essere davvero molto molto bravi. Lo dico per te, non è cioè per me, io un attimo, è per te che è difficile. Sì, però lasci fare un attimo a me, si scansa un attimo. Signori, per voi, Space One! Dai, ci alziamo tutti in piedi, facciamo partire la base. Su le mani a tempo, su, su. Dite oh, oh. Dite oh, oh. Oh, oh. Dite Space One. Space One. Ok, adesso la roba innovativa, Senti come vola la mia voce. Tu vieni a far freestyle, sì, ma sei precoce, accompagnata Elisabetta e la Follesa. Di mezzo quattro rive stasera fai la spesa. E qui, e qui, e qui, e qui si gemma. Vai, tocca a te, vai, vai. Yo, senti come vola la mia voce. Visto? Cioè, mi dispiace, ci sei rimasto male tu. Però è così, d'altra parte, come si dice, uomo avvisato, L'uomo, cazzo i proverbi! Ringraziamo Space One! Grazie a tutti, buonasera! Evviva, evviva Zelig! E facciamo un applauso al nostro Strumo! Alessandro Betti! Occhio,